Ciao! A proposito, eccola lì, la vedo forse sì. È che è tutto nero, c'è troppo sole stranamente. Ci sono. E quindi oggi vlog un po' particolare, perché? Perché? Cosa Oggi è il succede? nostro anniversario di matrimonio. E quindi oggi non lavoriamo, ma passiamo la giornata al mare e siamo a... Siamo a Riccione ed è stranissimo perché siamo talmente abituati a lavorare anche quando siamo in giro che siamo... parliamo anche di lavoro sì, adesso. Ovvio, e siamo anche lì con l'ansia, oddio, tardi, dobbiamo fare questo, questo e quest'altro, invece Vabbè. no. Ma passiamoci questa bellissima Guarda, giornata. abbiamo i piedini a mondo. Aspetta, E crepi l'avarizia, abbiamo deciso che a pranzo ce ne andiamo a mangiare al ristorante e anche la cena, oggi boh, basta una volta ogni tanto. Una volta all'anno si può fare, anche se cucinare in camper noi la adoriamo, dicevamo. Sì, sì, è solo per, boh, insomma. Così, ci gira così. La bellezza del camper, possiamo girarci come ci piace. E siamo sul pullman direzione Cattolica. Questa volta? Non so se mi spiego, eh. Beh, siamo andati a Cattolica perché qualcuno vuole vedere i pesciolini. Sì, l'acquario di Cattolica, io amo tutte queste cose, squali. E quindi andiamo. Ed ecco te, le creature aliene. Degli abissi. Sembra una cosa uscita da un film horror, invece una vipera di mare. Una faccetta simpatica. C'ha i denti talmente grandi che non riesce a chiudere mai la bocca. Velocemente ti raccontiamo l'acquario di Cattolica perché è molto particolare, nel senso che è stato costruito sui resti, diciamo così, delle colonie del periodo del fascismo. Con un aspetto un pochino futuristico che ricorda quello di navi sottomarini come complessi. Hanno vissuto comunque anche fino agli anni 60-70, dopodiché sono state andate in abbandono, finché per fortuna sono state recuperate e gli hanno dato una nuova vita grazie all'acquario che ti ricordiamo è il secondo. Il secondo più grande in Italia dopo quello di Genova, quindi tanta roba, suddiviso in quattro padiglioni diversi. Con quattro colori diversi, il giallo, il verde, il viola e il blu. E il blu che ovviamente è quello dei pesci. Pensate se lo facevano verde quello dei pesci. Non ci sta. E ci spostiamo nel padiglione giallo. Giallo, sì. Per vedere, non chiara, ma i caimani e le lombre. Ma quello è vero? Penso che sia vero, non lo so, adesso cerchiamo di capire. Ma non è finto. E siamo nel percorso verde. Percorso verde dedicato ai rettili. Infatti qui abbiamo un esemplare corto, piccolino, di pitone. Pitone reticolato, questo non so quanto sia lungo, ma sembra tanto lungo. Siamo nella sezione blu, quindi abbiamo iniziato con i nostri amici pinguini che saltellano allegramente. Ce n'è uno che è impazzito, mi è veramente contento di vedere gente. E dopo i pinguini infiliamoci nella bocca dello squalo. Thank you.
siamo, dopo aver finito l'acquario, siamo a farci un due passi a Porto Verde. Ovviamente in questo periodo c'è nessuno, ma è spettacolare perché è così, veramente, guarda. Ci sono tante case che sembra di essere in Grecia. E concludiamo la giornata con una bella cenetta in campeggio. Molto eleganti, sempre con la mascherina. L'eleganza della mascherina è così. Però veniamo in campeggio perché inizia a far frescolino, quindi sa mai, eh. Preferiamo essere vicini. E poi siamo chic. Siamo chic, aspetta che ti faccio vedere, eh. Degna conclusione della giornata, una piccola passeggiata sul mare. C'è proprio nessuno, che tragedia, tristezza, una tristezza, vabbè. Facciamo la passeggiatina, dai. Allora, siamo praticamente a fine maggio, ma adesso non parlo, voglio solo farti sentire il silenzio e il deserto che c'è. È assurdo. Che tristezza, però. Siamo arrivati alla fine della giornata. C'è un po' sonno, ma va bene. Abbiamo fatto quanti chilometri a piedi? Ma più di 20. Adesso devi guardare con più di 20, eh. Una giornata stupenda, passata bene insieme, finalmente, è stata bella. E adesso ti auguriamo la buonanotte, perché adesso andiamo a dormire. Eh sì. Buonanotte! Notte!